Bisogna investire in infrastrutture digitali, bisogna fare in modo che ci sia questo digital divide che comunque divide l'Italia e che possa essere colmato. Io devo avere la possibilità di fare un'azienda anche al centro della Sardegna, un'azienda tecnologica, perché in questo modo potrei anche aiutare i territori a non spopolarsi, a creare nuove opportunità di lavoro. Se io non ho la mia cassetta degli attrezzi, che è l'accesso alla banda larga, piuttosto che avere la possibilità di poter portare, di poter comunicare quello che voglio fare perché ho necessità di accedere alla tecnologia e non ho questo tipo di possibilità, come faccio a fare impresa? Quindi su questo bisogna investire sulle telecomunicazioni, bisogna investire sulla banda larga e bisogna investire anche sulla cultura d'impresa, perché comunque dare la possibilità a chi esce dall'università, a chi è giovane, chi magari ha voglia di intraprendere, di avere la giusta cultura, il giusto percorso è importante. Io credo che molto spesso le iniziative non vanno avanti, non scalano per mancanza di cultura d'impresa. Io sono ottimista per natura e poi vedo che il nostro paese è comunque un paese che ha delle spinte incredibili, ha delle eccellenze. Io penso all'agroalimentare, penso all'aerospazio, penso alla meccanica di precisione. Se riuscissimo a fare filiere, se riuscissimo a fare massa critica, saremmo molto più competitivi.